Ciao ragazzi, naturalmente parliamo di Tour de France, tappa di ieri che ci mostra un fuori classe straordinario come Pogačar o Pogačar. È un atleta indiscutibile, ma non scenderei sotto questo profilo. Cerco di, non conoscendolo, creare una mia interpretazione sul suo modo di comportarsi. E ho notato una cosa, che fino ad Andorra lui ha usato un paio di scarpe, tra l'altro del marchio che fa parte un po' della famiglia Cipollini, e ha usato un paio di scarpe grigie. La ripartenza dopo il giorno di riposo, se non vado errato, lui ha un paio di scarpe bianche, il che significa che ha cambiato scarpa. Ora mi chiedo, noi veniamo da un ciclismo differente, dove quando eri al massimo della condizione nulla andava toccato, la sella soprattutto, le scarpe e fondamentalmente la posizione. Ora tutti noi sappiamo che quando tu cambi scarpa è praticamente impossibile riuscire a mettere le tacchette e che soprattutto la tomaia e soprattutto la scarpa sia identica a quella precedente. Il che cosa denota? Denota, a mio avviso, un fatto che credo che all'interno del team nessuno gli abbia consigliato di fare questa operazione, ma il che dimostra che questo ragazzo ha naturalmente una convinzione e una sicurezza incredibile, e forse data anche da un pochettino di incoscienza, giustamente data dalla giovanissima età. Io ero uno che amava avere la possibilità di cambiare l'abbigliamento, la bici e quant'altro, però lo facevo con un po' di tensione, ma le scarpe non le ho mai cambiate. Addirittura sono andato una volta al Tour de France con una sella tutta mangiata da un pappagallo, perché avevo poggiato la bicicletta alla sua gabbia e me l'aveva mangiata tutta. Al di là di questo, credo che mostri un profilo di questa persona che ha nel suo essere un'illuminazione, no? Nel senso che quando nasci così campione, così forte, è così, tra virgolette, è impossibile andare a cercare una problematica, e credo che lo dimostri in diversi casi. La tappa che parte da Andorra, e non mi ricordo il nome della prima salita che hanno fatto, Pogačar si è praticamente in cima alla salita defilato un po', non sappiamo il motivo, e ha rischiato, a mio avviso, che nella discesa qualcuno avesse intenzione di attaccare e farla diventare una giornata pericolosa, cosa che credo sarebbe avvenuta in un ciclismo degli anni 90, quando non c'era soltanto la forza degli atleti, ma anche l'interpretazione dei campioni stessi. All'epoca non tutti usavano la radiolina, ma tutti forse conoscevano alcune regole fondamentali, no? delle strategie, per cui quando la maglia gialla se ne va dietro in cima alla salita, la prima informazione che arriva al gruppo, a coloro che sono in lotta per la classifica, dice: c'è qualcosa nella maglia gialla che non quadra, perché sennò non starebbe là dietro. E per cui immagino che quel tipo di tappa, in un ciclismo interpretato in altro modo, sarebbe stata per Pogačar una giornata veramente complicata. Avrebbe dovuto, credo, usare tutta la squadra da subito per andare a ricucire quello che sarebbe avvenuto, perché immagino che quella discesa e soprattutto la salita, discesa tortuosa e bagnata, l'avrebbero fatta tutta.
Ma non soltanto quello, una volta arrivati in fondo alla prima discesa, nessuno si sarebbe voltato ad aspettare, tutti sarebbero andati a tutta. E per cui mi viene in mente un Tour de France che ho fatto qualche anno fa, quando abbiamo attraversato quel pezzo di strada che viene inghiottita dal mare con l'alta marea, e poi la mattina, quando la bassa marea se ne va, lascia un po' di detriti marini su questo pezzo di strada con un fondo in pavé. E per cui noi abbiamo fatto quello spettacolare passaggio, e passando di lì io ebbi la fortuna di rimanere nel primo gruppetto, credo che siamo stati in una ventina di atleti, e in quel gruppetto c'era Armstrong. Beh, quel giorno la Telecom di Ulrich credo che abbia inseguito per forse 180 km a 50 secondi, un minuto, 50 secondi, un minuto. E quello che avveniva in quel ciclismo, in cui non c'erano le radioline, ma era un'interpretazione data dalla cultura strategica che avveniva negli atleti che facevano un certo tipo di percorso. La mia non è una critica, ma è un prolungamento di un discorso fatto sull'atteggiamento di Pogacar in questo gruppo, che naturalmente è sicuramente l'atleta più forte, ma non credo che nelle altre squadre coloro che hanno in qualche modo interpretato una strategia per contrastarne la superiorità abbiano azzeccato le modalità. Questo è un mio personalissimo modo di vedere la corsa, perché vedere la Ineos che si mette a fare il ritmo sull'ultima salita sembra che appaia quasi una squadra gregaria del campione, in questo caso della maglia gialla, che fa parte di un altro team. E sono, a mio avviso, discutibili, però ripeto, è soltanto un mio modo di vedere il ciclismo, e credo io ormai di non intendermi più tanto di ciclismo e non conoscere bene questo sport. Comunque vi ringrazio, scusate il disturbo. Ciao, buona giornata.